avversari ci vengono in aiuto. Il 2018 è l'anno in cui ne ricorrono ben due: i 25 anni dalla scomparsa di Rudolf Nureyev e gli 80 anni dalla sua nascita, da quel 17 marzo 1938, quando la madre Farida, su un treno che stava attraversando gli Urali per raggiungere il marito, Rudolf Nureyev nasce. Questo incontro vuole celebrare la nascita, l'arrivo dell'uomo che reinventò, che cambiò la danza nel XX secolo ed è diventato poi una figura iconica, una figura mitica, sia nel mondo della danza, sia nel mondo dei media. Rudolf Nureyev ha cambiato realmente le sorti della danza maschile, ha trasformato la figura del ballerino, trasformandolo da porteur a realmente il protagonista, il coprotagonista della scena insieme all'étoile femminile. Dal momento in cui lui arriva in Europa, cambia le sorti anche della danza occidentale. C'è un'altra data poi che bisogna ricordare, che non c'entra con gli anniversari, che non c'entra col calendario, ma è una data fondamentale. È il 1961, e il 17 giugno del 1961, quando Rudolf Nureyev decide di fare il salto nella libertà. Lascia la Russia, si trasferisce chiedendo asilo politico in Francia e da quel momento inizia la storia, il mito del grande ballerino. Da quel momento è tutto un susseguirsi di avventure sul palcoscenico, di grandi incontri, incontri con Eric Brun, incontri con Margot Fonteyn, che cambiano le sorti della danza. La danza classica diventa qualcosa di nuovo. Rudolf Nureyev, insieme a Margot Fonteyn e successivamente anche a Carla Fracci, Luciana Savignano, quando danzerà in Italia, diventa il riferimento per le platee. Ma non c'è solo questo. Rudolf Nureyev cambia realmente anche il mondo della coreografia. E la serata Nureyev, che viene presentata dalla Scala, che è un omaggio, come dicevamo, al suo genetliaco, l'ottantesimo genetliaco, riunisce tre titoli fondamentali e tra i più importanti della storia. Uno è La Bella Addormentata, che Nureyev presentò alla Scala nella sua edizione nel 1966. Poi ci sarà il Don Chisciotte, il Grand Pas de Deux del Don Chisciotte, che è un altro balletto che Nureyev, riprendendo la tradizione russa, riporta ai fulgori in Occidente, e Apollo, il grande balletto meraviglioso creato da Balanchine, che fu uno dei coreografi più amati da Nureyev. Sono tre momenti differenti, tre momenti importanti nella storia di Nureyev ballerino, nella storia di Nureyev artista, nella storia di Nureyev artista a tutto tondo. La danza, nel suo caso, non è più semplicemente un mezzo per esprimersi, ma diventa un mezzo, un linguaggio che ha una forza totale nei confronti del mondo. Le folle che lo seguirono nei suoi anni di carriera furono enormi. Mezz'ore, ore di applausi quando lui si presentava in scena. Qui alla Scala ebbe un rapporto privilegiato, un rapporto particolare. Dal momento in cui, per la prima volta nel 1965, insieme a Margot Fonteyn, iniziò a danzare, nacque un rapporto unico, un rapporto di amore, un rapporto realmente tra amici. Nel 1978 Nureyev inventò, con un colpo di genio, una sua compagnia itinerante, Rudolf Nureyev and Friends. Quello che lui ha lasciato e che rimarrà assolutamente senza tempo è una dichiarazione di gioia di vivere, una dichiarazione di poter assolutamente andare oltre il tempo, perché ha sempre creduto nella sua arte e ha sempre creduto anche che la danza fosse il messaggio più importante attraverso cui esprimersi con il mondo.